Ciao a tutti, oggi nuovo video haul dei saldi 2018-2019, saldi invernali, ho già sbagliato l'anno. La mia dieta mi ha regalato questo porta cose, porta tutto, zebrato molto carino, sì, adesso si è, poi lo potete piegare. Anche piegare, adesso è un po', però è rettangolare e c'è tutti gli scomparti, così potete metterci tutte le cosine. Dai, uno così e uno così, proprio shabby chic. Questo credo che lo metto sulla scrivania. Ok, poi altra cosa per casa, questa qui, Laust elimina odori al profumo di pulito, che è buonissimo, che l'ho preso da Tigotà. Il Laust l'ho pagato 1,55 euro perché era scontato, normalmente costa di più. L'ho preso da Tigotà. Poi, sempre da Tigotà, ho preso questi quadrati 100% cotone della Quando È. Io mi trovo meglio per struccarmi con questi qui quadrati, a cominciare mi strucco, e li ho pagati 0,99. E poi ho ripreso le veline, questa confezione carinissima tutta violetta, si abbina alla stanza ovviamente, 0,99 anche questi. Ciao Tigotà. Poi da Ipershop ho preso questa, la L'Oreal Paris Excellence Cream, che è nuova, nuova confezione, e ho preso questa volta castano scuro naturale, che è il mio colore di capelli. Volevo torna al mio colore, che non è proprio nero nero, è molto molto scuro, un castano scuro molto scuro, ma non nero, quindi la proverò e vi farò sapere. È un nuovo packaging tutto carino, io mi trovo bene con quello dell'Excellence Cream, quindi ve le straconsiglio. L'ho pagato da Ipershop 8,85 euro. Di solito questa avviene sui 10 euro, quindi era scontata. Allora, le cose varie sono finite, giusto? Sì. Passiamo a Yves Rocher. Due volte sono andata a Yves Rocher, non si vede, con gli sconti mi sono accaparrata qualcosina. Eccolo qua, ho preso l'esfoliante, il gommaggio vegetale, polvere d'albicocca per tutti i tipi di pelle, quello all'albicocca che avevo già usato, mi è piaciuto molto. L'ho pagato 9,95 euro, ma l'hanno scontato di 4 euro, quindi l'ho pagato 5,95. Era in saldo e l'ho comprato. Poi è un tubetto da 150 ml, quindi mi dura abbastanza. Poi ho preso della linea Pure System di Rocher, quello SS anti imperfezioni, è un gel da applicare su ogni brufolo e li fa seccare senza schiacciarveli, sì, con acido salicilico e aloe vera. Questo costava ho preso a prezzo pieno, questo qui costa 9,95 perché non era scontato. E finalmente, con il 40% di sconto, perché costava 16,95
mi hanno fatto lo sconto di 7 euro, l'ho pagata 9,95. È la Pure Light, la cipria in polvere, tonalità beige. Finalmente l'ho presa, era un po' che ci stavo dietro e me la sono accaparrata. Anche qui c'è una strana storia, perché tutte le commesse di Roche mi vogliono rifilare la tonalità rosé, anche del Pure Light mi volevano rifilare la tonalità rosé, ma io non sono rosé, sono neutro tendente al beige, quindi no. Avevo finito la tesserina dei punti e in omaggio mi hanno dato questa acqua micellare detergente anti-inquinamento più detox, è stato supervisionato di Floia, mi ha detto che è anche struccante, la vedo molto liquidosa, profumo di buono, ha detto che strucca anche viso e occhi, però è molto tra liquido e il gel, non lo so, però della linea Elixir Jeunesse, che è una linea molto molto buona. Proveremo, magari faccio una prova strucco e vedremo. Questa è la prima volta che sono andata in Roche. La seconda volta, usando la cartolina, quella che ogni mese arriva a casa, ho preso la contorno occhi della Elixir Jeunesse, la linea quella del acqua micellare, però l'ho pagato da 19,95, mi hanno tolto 9,97, quindi l'ho pagato 10 euro, intorno ai 10 euro, ne costava quasi 20, quindi è un buon saldo. Mi ha detto che per la mia situazione di contorno occhi un po' segnato, un po' evidente, sarebbe stato perfetto, speriamo. E poi ho preso una crema detergente delicata senza schiume e senza solfatti, io la volevo usare come struccante questa, e mi ha detto che strucca anche gli occhi, ho detto ma è aggressiva sugli occhi, metto assolutamente no. Vediamo. Applicare la sera sul viso asciutto, massaggiare con l'aiuto del pupastrello, poi risciacquare. Ah, solo la sera. Sì. È una crema struccante, sarebbe, sì. Crema detergente, però. È una crema struccante. Della linea Sensitive Vegetal. Proveremo anche questa. Questa l'ho pagata da 9,95, mi hanno tolto 3,98, quindi 5 euro più o meno. Proveremo. E mi ha dato questa postettina, ci metterò tutta la mia skin care di nuovo. Carinissima, la bella possettina, e la utilizzerò, finalmente la posso utilizzare. E con i Roche abbiamo finito. Sono andata da Zara, tac, e mi ha fatto alcuni regali da zia, che sono perfettamente primaverili, perché anche lei con il cambio di stagione ha fatto un po' di acquisti, e mi ha dato questi pantaloni di Amelie, che sono bellissimi, hanno l'elastico, le taschine e cadono dritti, sono spettacolari, li ho provati e mi stanno, quindi sono felice, non vedo l'ora di utilizzarli, anche se con questo tempo non credo. Poi mi ha dato della New Collection questa giacchetta, che potrei abbinare benissimo ai pantaloni, con queste manichine tutte a sbuffo, sì,
rimane aperto, molto carino, molto da signorina bon ton, molto carina. E sempre penso sia abbinato con tutto di Zuiki questo top, che è bellissimo perché è fatto così, è rosa cipria, molto delicato, fatto così, cade morbido senza maniche, e dietro è particolare del fiocco, è molto bello. Io dovrei avere un matrimonio quest'estate o in primavera, sfrutterò questo outfit. E come ultima cosina mi ha regalato sempre questo sopra vestito, molto bello, iridescente, quando lo colpisce la luce è iridescente, lungo e più pesante di quello di prima. Questo è già autunno primavera, quello è molto primavera estivo. Regali della zia finiti, sono andata da Zara due volte. La prima volta non ho trovato niente, non mi piaceva niente. La seconda volta sono andata e ho preso da 15,95 a 9,95 questa felpa vestito. Vedete che il taglio è proprio da felpa, la consistenza è quella di una felpa, anche il polsino da felpa, al taglio sotto il seno e poi cade morbida a vestito. Mi piace un sacco, se la vedete è molto molto bella, e l'ho presa anche così, nera ovviamente, c'ho la fissa del felpa vestito. Alla fine quello di H&M non me lo sono giudicato, quindi ho rifilato su Zara. Oh, Zara. Pagate da 15,95 a 9,95. Questo era il secondo round di saldi. Non so se ci sarà un terzo round, non lo so. Vedremo se c'è qualcosa che mi intriga. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un commentino su quello che avete provato voi, che avete scovato voi nei negozi, fatemelo sapere che sono curiosa. Iscrivetevi al canale, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!